Buonasera telespettatori, stasera ho deciso di proporvi un tipo di minestrone, vi auguro una buona visione. Ci vogliono questi seguenti ingredienti. Ci vogliono per questo piatto di minestrone, soffritto, patata grande tagliata a cubetti piccoli, mezzi tubetti rigati, origano, peperoncino, un cucchiaino di sale, olio extravergine d'oliva. Serve un pentolino, accendiamo il fuoco lento, mettiamo soffritto, e soffritto sempre composto da carote, un po' di cipolla e un po' di sedano. Mettiamo un po' di olio d'oliva, circa 2 cucchiai grande. Mettiamo il cucchiaino di sale, un po' di peperoncino a piacere, mettiamo origano a piacere vostro, poi lasciamo il soffritto finché si dora un po', poi aggiungiamo 1 litro d'acqua. Quando si inizia il soffritto a dorare, aggiungiamo poco poco alla volta le patate, i cubetti di patate. E muscoliamo sempre. Dopo che sono passati 10 minuti per soffritto e patate, dobbiamo mettere 1 litro, 1,5 litri di acqua già bollente. Dopo che abbiamo aggiunto l'acqua, abbiamo lasciato per 3-4 minuti finché è bollito. Dopo aggiungiamo le pastine, quasi la metà della busta. Questa e pastine come preferite, qualsiasi tipo. Ecco, quasi la metà ho messo. Sempre muscoliamo per circa 11 minuti. Ho fatto cuocere la pastina per circa 12-13 minuti da quando ho messo tutto. Tutto adesso pronta per servire. Per accompagnare la nostra minestrone, puoi servirla con il formaggio a piacere, o questo formaggio, o questo formaggio grattugiato, grana padano o parmigiano reggiano, come volete, e quello disponibile. Io preferisco questo formaggio, lo metto al centro e voilà, questa è pronta per mangiare. Se vi è piaciuto il nostro video, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Lasciate i vostri commenti e da cibo e fantasia è tutto.